Franco Mancini, presidente dell'Olimpia Campobasso. Quanta gioia c'è nella vittoria di questo derby molisano contro il Ripa? No, grande gioia, era importante dopo la sconfitta di Isernia, poi trasformatasi in vittoria a tavolino, prendere la marcia sul parquet. I derby fanno sempre storia a sé e si è visto. Il Ripa Limosani l'ha interpretato con grande grinta, con grande determinazione, come era prevedibile. C'è stato anche qualche momento difficile per noi, però abbiamo, penso, regalato una partita molto divertente, molto coinvolgente, a un pubblico straordinario. Penso che la nota più positiva è proprio questa partecipazione ancora così numerosa, nonostante la categoria. Si vede che gli appassionati di basket amano sempre questo sport, i colori di questa città, e siamo convinti che regaleremo loro delle soddisfazioni. Una nuova società nata da tante ceneri importanti, un ritorno come presidente nel mondo della pallacanestro da parte vostra, e quanta voglia c'è di riportare grande, come dicevi tu, grande entusiasmo, ma soprattutto grandi livelli in questa città. Bisogna procedere per gradi, proprio perché le esperienze precedenti dimostrano, come dire, che è dura, il momento economico è quello che è, quindi bisogna fare passi proporzionati alle risorse, però coinvolgendo gente, coinvolgendo, come stiamo facendo, degli sponsor importanti, prestigiosi, potremo cercare di ritornare, come dire, piano piano ai fasti di una volta. Però l'importante è mantenere vivo l'interesse, far uscire dei giovani che stanno emergendo e che stanno, come dire, ripetendo piano piano le gesta di atleti che in passato hanno dato onore e prestigio al basket locale. Possiamo definire un mix la squadra dell'NBC con giovani di talento, e possiamo dire, anche se sono comunque trentenni, vecchi di esperienza che sono comunque nati in questa società, come Rosario Filipponio, Luca Antonelli, Elio Scott, tutta gente nata in questa squadra. Sì, sono ragazzi che trasmettono ai giovani soprattutto, come dire, la passione, l'amore per i colori, gli stessi valori, quindi è facile amalgamarsi. Poi anche i giovani hanno bel temperamento, belle qualità, sono stati allenati, come dire, anche dagli stessi tecnici. E poi direi, ecco, agli appassionati di basket, a venire a vedere anche i due nuovi Colored, perché è un piacere vederli giocare, e sono convinto che man mano, integrandosi sempre di più, veramente faranno vedere bei momenti di basket.